Good morning Genova. Oggi continuiamo la nostra serie di interviste con il dottor Vittorio Fusco, medico-oncologo e dirigente medico presso l'azienda ospedaliera Sant'Antonio e Biagio di Alessandria. È anche teacher di yoga della risata e ambasciatore di yoga della risata nel mondo. Buongiorno Vittorio. E grazie di essere qui con noi. Ti faccio tre domande e poi lascio spazio alle tue risposte. La prima domanda è questa. Nel momento in cui hai conosciuto lo yoga della risata, tu hai deciso di portarlo proprio all'interno del tuo ambito di lavoro per combattere la sindrome del burnout per quanto riguarda il personale sanitario. Se ci puoi raccontare brevemente la tua esperienza. La seconda domanda è: tu hai portato lo yoga della risata anche all'interno dell'hospice, se ce ne puoi parlare un po'. La terza richiesta è: fai una risata per noi. Sarà bello vedere una persona che ha tante responsabilità come te ritrovare la giocosità del bambino attraverso la risata. Grazie di ciò che sei e di ciò che fai. Buongiorno, grazie dell'invito, grazie, Good Morning Genova. Ho molto apprezzato i vostri servizi, ovviamente anche quelli, soprattutto quelli di Giorgia, durante il lockdown, perché sono stato contagiato dal Covid e purtroppo quindi sono rimasto più di un mese chiuso in casa. Grazie a voi. E io sono medico all'ospedale di Alessandria. Ho incontrato lo yoga della risata in un momento molto difficile per me a livello personale della mia professione. 5 anni fa ho incontrato per caso a Novi Ligure questa disciplina grazie a Elisabetta Grosso, psicologa e psicoterapeuta, che è teacher e ambassador di yoga della risata. Era un momento veramente molto brutto per me e il primo pensiero che ho avuto è stato: devo portare questa disciplina per migliorare il benessere dei medici e degli infermieri che lavorano con me, perché siamo tutti a rischio di burnout, noi in oncologia in particolare, ed è per questo che ho voluto portare lo yoga della risata in ospedale. Siamo arrivati a fare lo yoga della risata in hospice, in un posto che normalmente è associato al fine vita, alla morte, quindi sembrava quasi una bestemmia, quasi per caso, però la storia vale la pena di essere raccontata. Quando ho deciso di fare delle sedute di yoga della risata con Elisabetta Grosso per medici e infermieri, ho dovuto trovare un posto che ci ospitasse e clamorosamente ci ha ospitato l'hospice di Alessandria, dove esiste una piccola palestra che viene utilizzata da tutta la cittadinanza proprio come segno di apertura verso la città per varie iniziative. E quindi è per questo che è capitato così. Poi in realtà da lì è capitato che sono cominciati ad arrivare sempre più medici e infermieri, i pazienti oncologici, altri pazienti, loro familiari e qualche volta perfino i pazienti e i familiari di chi era ricoverato in hospice. E lo yoga della risata è una disciplina molto seria, sembra una contraddizione, ma è una disciplina molto, molto efficace per migliorare il benessere sia del corpo attraverso il miglioramento della respirazione diaframmatica, sia dell'anima, nello sviscerare le emozioni. E il fatto di riuscire a farlo anche con persone che hanno dei problemi importanti, come i pazienti oncologici e in situazioni difficili, ci fa ricordare il mantra che di solito usiamo ricordare: ridere nonostante tutto. Questo è il segreto. E vi saluto con la risata, con il pulsante della risata, che credo anche voi abbiate, dovete solo provarlo. Oa, 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 oa,
Oa, oa, ah, 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 ah,
Buongiorno, good morning Genova. Grazie Vittorio, tu sei di grande ispirazione per tutti noi. E bye bye Genova.